Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Allora, tempo fa ho acquistato l'Etch Quill di We Are Memory Keepers, che sarebbe questo kit, che è quello che disegna sull'acetato e lascia, diciamo, la forma del disegno. Perché ho deciso di farvi un video su questo prodotto? Perché io cercato in italiano un tutorial per poter utilizzarlo, ma ahimè non ne ho trovati, ho trovato solo tutorial in inglese. Quindi ho deciso di mostrarvi come funziona per quel che ho potuto provare, perché non ho sperimentato tutte le sue potenzialità ancora, perché ce l'ho da poco. Allora, la scatola è questa. Cosa vi arriva all'interno? All'interno vi arriva la punta, allora vi arrivano gli adattatori per le varie macchine, la punta, la penna che si inserisce nell'adattatore e 36 forme di acetato. Vi faccio vedere. Allora, questo è il contenuto. Quindi vi arriva la punta e quattro adattatori per i vari plotter. Io ho la Cameo, la Portrait e quindi utilizzerò questo. Guardate, la punta è così. Scusate la luce. E questo si inserisce qui in modo da poi poter agganciare la punta alla nostra portrait, che però, cioè, questo può essere usato con tutte le silhouette, tranne che per la 4 che ha l'adattatore che insomma arriverà dentro la macchina. Nella silhouette Cameo 4 avrete l'adattatore per poter utilizzare tutte le vecchie punte che avete con le macchine precedenti. Poi vabbè, c'è la B, la C e la D che sono per la Cricut, per la Scancut e un'altra che non mi ricordo se è quella proprio di, non ricordo qual è l'altro plotter. Poi vi arriva all'interno della confezione il manuale d'uso, quindi le istruzioni che vi spiegano come inserire la punta, come poter disegnare esattamente. E nulla, le istruzioni sono in altre lingue e quindi non sono in italiano. Quindi diciamo che oltre a vedere a cercare di capire i vari tutorial in inglese, ho letto anche il manuale, sperando mi aiutasse. E poi all'interno della confezione vi arrivano vari fogli di acetato, sono un po' più spessi dei classici acetati che trovate, i classici fogli di acetato che trovate nei pacchi. Gli arrivano varie forme, guardate, questa è rettangolare, poi c'è anche questa a forma di piuma, poi ci sono le tag, con il buco, poi vi arrivano anche i banner, insomma vari tipi di forme. In tutto ne sono 41, io ne ho già utilizzate un paio e appunto per questo tutorial, diciamo, utilizzerò questo che ho già iniziato ad utilizzare, ho fatto per un altro progetto che ho fatto, utilizzerò questo in modo da non rovinarne altri perché questo l'ho già usato. Allora, prima di tutto liberiamo il tavolo da tutte le confezioni e prendiamo la nostra punta. Allora, vi prendo proprio la mia portrait per farvi vedere come inserisco la punta, ma penso che comunque, cioè, sappiate farlo perché è semplicissimo, è come tutte le altre punte. Guardate, l'adattatore fa sì che ci entri perfettamente. Ok. Andiamo, siamo pronti. Allora, andiamo su Studio
vi mostro le impostazioni da utilizzare per poter disegnare sull'acetato. Allora, innanzitutto voglio dirvi che per poter disegnare sull'acetato e quindi far venire il disegno, non dobbiamo semplicemente mettere la forma, ma bisogna utilizzare l'offset interno, come si fa con gli sketch pen della silhouette, perché voi sapete bene che gli sketch pen della silhouette non colorano all'interno della figura, ma vanno solo a disegnare il tratto, il contorno. Invece, per poter colorare all'interno, c'è bisogno di fare l'offset interno. Fatemi sapere se volete che vi faccia vedere con gli sketch pen come si colorano, però di base il metodo è lo stesso di questo che vi faccio vedere adesso. Perché? Perché all'interno della figura noi dovremo con questa punta colorare, come se dovessimo colorare, altrimenti il disegno non verrà. Allora, ad esempio, ok, posizioniamo l'acetato sul nostro tappetino, scusate, qui ci sono residui di altri lavori, e andiamo a impostare Silhouette Studio. Allora, andiamo su Silhouette Cameo e scriviamo ciao, cambiamo il carattere, tagliamo tutte le lettere. Adesso facciamo l'offset. Ok, avviciniamo il più possibile. Ne facciamo un altro. Facciamo così fino a che non riempiamo gli spazi bianchi che abbiamo all'interno della nostra scritta, oppure se vogliamo lasciarli così, dipende da voi. Ok, per me va bene così. Benissimo. Taglia, lama taglio profondo, forza 33, velocità 1, passi 2. Io ne metterei anche 3, però. E ci vediamo dopo per il risultato. Eccoci qui. Ora, non so come farvi vedere l'incisione, eccola qua. Allora, questo è il risultato. La mia videocamera non è il massimo. Magari se ci metto un foglio bianco, forse è meglio. Questa è l'incisione che viene e questo è il risultato. Sinceramente pensavo meglio quando l'ho comprato, quando ho comprato questa punta ero molto entusiasta e volevo subito provarla, ma forse sono io che sbaglio le impostazioni. Se qualcuna di voi l'ha già usato, se avete delle dritte da darmi, fatevi avanti. E sì, forse sono io che sbaglio, però
non è male male, ma non è neanche l'incisione, diciamo, a questo punto conviene più acidificare un vetro e il risultato viene molto meglio, secondo me. Vediamo se con... Cioè, perché se lo si mette sotto a un cartoncino, questo adesso è sughero, però non si vede nulla, solo in trasparenza si vede minimamente. Ripeto, se qualcuno di voi l'ha usato, mi faccia sapere perché magari sono io che sbaglio qualcosa. Bene, spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Alla prossima! Ciao!